per cui si riesce poi a canalizzare l'energia e trasmetterla sia a se stessi che ad altre persone. Come si fa? Semplicemente utilizzando i punti chiave del nostro corpo, che sono 7 punti energetici principali, che sono i 7 chakra. Come potete vedere da questo cartellone, appunto sono 7 e si parte dal primo. Il primo è il chakra radice anche, e se è proprio quello specifico per la vita, quindi l'attaccamento alla vita e tutto ciò che è basico. Si prosegue col secondo, che è chakra emozionale, e anche qua ha delle funzioni sempre primordiali. Quindi si sale con il plesso solare, che è il terzo chakra, che invece è una formazione di affermazione dove risiede la volontà. Poi si sale. Un po' di silenzio, per favore! Grazie! Il quarto chakra è il chakra dove risiede il sentimento, dove risiede l'amore, diciamo un amore che è l'amore universale, l'amore per la vita stessa. Si sale sempre al quinto, che è quello della gola, dove c'è la capacità di espressione. Il sesto, che è anche chiamato il terzo occhio, per la capacità di equilibrio psichico. E il settimo, che è chakra corona, che si trova al di sopra della nostra testa, che ha la funzione appunto di collegamento verso il cosmo. Quindi il Reiki agisce su questi 7 punti. Che cos'è il Reiki e il percorso Reiki? Il percorso Reiki si divide in 4 livelli. Si parte da un primo, che è la tecnica di guarigione, quindi dove si apprende come funziona la tecnica, le varie posizioni e dove viene fatta la prima attivazione. Fatto questo, si passa dopo un determinato tempo deciso con la maestra, sono un paio di mesi oppure 3, al secondo livello. Il secondo livello, diciamo che appunto si progredisce questo percorso, perché si passa dalla tecnica di guarigione, che principalmente riguarda la parte più fisica, quindi più terrena, a la crescita personale, quindi si passa ad esaminare meglio la parte emozionale e mentale della persona. Dopo c'è il terzo livello, quindi si progredisce, si fa un'ulteriore attivazione che praticamente ci instrada già verso il quarto livello, che è quello di maestra. Quindi è un percorso che va a toccare tutte le sfere della persona affinché si possa trovare l'equilibrio, la lucidità mentale e si riesca a inquadrare meglio il proprio percorso di vita, affinché si trovi anche appunto quella tanto agognata felicità. Quindi questo è la tecnica Reiki, è la disciplina che insegno. Per chi fosse interessato, ho la mia pagina Facebook, contatti, il mio manager Salvo De Vita. E per chi volesse provare il trattamento gratuito, come è stato detto questa sera, chiaramente solo le donne, come aveva già precedentemente detto Salvo, venite da me e vi faccio provare questa tecnica. Intanto vi ringrazio. Aspetta, perché non sono tanto pratico. Allora, qui ci siamo permessi, siccome è il primo evento in tutta la regione Emilia-Romagna e tu sei la prima maestra in Emilia-Romagna che ha aperto questa disciplina giapponese, quindi mi è sembrato giusto darti un piccolo riconoscimento, premio per la carriera, perché è da 18 anni che studia questa disciplina, per la professionalità, il sacrificio dimostrato in lunghi 18 anni di attaccamento alla disciplina Reiki. Questo è un tuo piccolo omaggio di soddisfazione. Quindi, guarda lì, facciamoci qualcosina.
Ok, perfetto. Grazie mille ancora, Garagnani Debora. Ok. You think I give a fuck? That's a misconception. Oh what a night, oh what a night. The roof is on fire, so what, I'm high. I said oh what a night, oh what a night. That shit, that bitch, all dresses on. Hey, look at baby over there. What's up? Little mama called here. She started talking about. Un forte applauso, siamo in diretta streaming. Vai!